avanti. Buongiorno dottore. Buongiorno. Ciao. Come stai? Bene, bene. Sono venuto a trovarti per parlarti di un mio problema. E stavo studiando un monologo, in particolare un pezzo di Shakespeare, merito all'essere o non essere. La mia paura era se effettivamente lo pronunciavo o comunque utilizzavo il mio corpo nella voce nel modo corretto, anche perché io ho un altro problema che è la gestualità, essendo un siciliano doc. Come posso affrontare questo problema, soprattutto se è davvero influente la voce nel mio studio? Allora, innanzitutto è bello che tu ti sia posto questa domanda, perché è una domanda dalla quale bisogna sempre partire quando ci si approccia a un palcoscenico, comunque allo studio delle arti. E poi rispondo subito, le domande sono due. Una, se stai recitando bene, e due, se la gesticolare, il gesticolare può essere utile oppure no. Esatto. Allora, per sapere se stai recitando bene dovrei vederti recitare, quindi magari possiamo provare. Rispondo allora prima alla seconda domanda, la gestualità. La gestualità aiuta molto, anche se noi siciliani, perché anch'io sono siciliano, anche se noi siciliani siamo un po' famosi per l'eccesso di gestualità, in realtà la gestualità è molto importante. Addirittura in Italia, in Brasile, ma anche in Russia ci sono scuole di recitazione dove si lavora molto sulla gestualità, non per toglierla, ma per dare un senso al contesto gestuale correlato al contesto vocale. Cioè bisogna fare in modo, sia nell'improvvisazione, sia invece in uno studio calcolato del testo, di associare la gestualità giusta che comunichi ancora di più quello che con la voce stiamo comunicando, oppure il teatro contemporaneo, per esempio, fa un lavoro opposto, ti fa utilizzare una gestualità che è opposta rispetto a quello che la tua voce sta dicendo sul palcoscenico. Ma questo è molto difficile, sembra da fare, sembra facile, ma è molto difficile, perché se io sto dicendo ti amo, ma la mia gestualità sta dicendo ti sto per uccidere, devo imparare a dividere i due canali comunicativi, il canale corporeo e quindi gestuale dal canale verbale, verbo tonale, e questo ti assicuro che non è assolutamente facile. Quindi non so se ho risposto alla domanda. La gestualità non è mai del tutto negativa e non è mai del tutto positiva, dipende da come la usi. Quindi dobbiamo imparare ad usare la gestualità, ma non farcene un problema, perché la gestualità è un più positivo, raramente un più negativo. Ok. Mentre per quanto riguarda questo mio modo di recitare, non so se effettivamente è correlato giusto con la gestualità. Come reciti. Proviamo. Prova. Essere o non essere? O ancora? Essere o non essere? Oppure essere o non essere? Non so esattamente se sto esprimendo quello che in realtà voglio esprimere con la voce e con le mani. Secondo me, in tutti e tre i casi, la modalità fonatoria, cioè la modalità con cui hai recitato, hai utilizzato la voce artistica, la voce attoriale, erano in tutti e tre i casi giusta, perché non c'è un giusto o uno sbagliato, c'è un più coerente al testo, un più coerente alle esigenze del regista, perché il regista potrebbe anche chiederti io voglio che tu reciti nella terza modalità, anche se per te probabilmente non è la modalità più giusta. Quindi non utilizzerei tanto il termine giusto o sbagliato, ma utilizzerei in un termine inerente o meno al contesto richiesto dallo spettacolo, e in tutti e tre i casi hai recitato molto bene.
Poi a livello proprio personale a me è piaciuta di più la seconda, perché dava proprio con quella piccola pausa, dava l'idea della riflessione, cioè non era solo un enunciare i sintagmi, il sintagma essere o non essere, si chiama così, ma era proprio un riflettere, era come un soffermarsi quell'istante per dire, ma io credo che sto veramente avendo il problema di capire se sia il caso di essere o il caso di non essere. Non so se ho capito. Quindi le modalità respiratorie erano comunque in ogni caso giuste. Dimmi. È molto affascinante capire la disciplina della voce che si presenta un po' come una carta d'identità nel corpo. L'attore è bravo a nascondere, ma la voce non nasconde. È un po' come gli occhi, no? Che sono lo specchio dell'anima. La voce parla del corpo, dell'anatomia del corpo, delle sue patologie, per virgolette. Sì, la voce dice tutto di quello che noi siamo, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista psichico, emotivo. Iniziamo dal punto di vista fisico, per esempio la voce diceva che sei seduto non bene, perché la sedia non è la migliore sedia per poter recitare Shakespeare, sebbene tu l'abbia recitato benissimo, però la voce gli diceva, ma fallo sedere in una sedia più idonea di un atleta come Barbaro, perché non riesce a utilizzare per come potrebbe, per come lui fa giornalmente sui palcoscenici dove si esprime, il diaframma, l'uso del diaframma posteriore. Ecco, questa sedia non aiuta, ecco, quindi la voce mi dice che la sedia non è la migliore sedia, la voce mi dice per il resto che sei sano, che non hai problemi, mentre invece in altre persone l'abitudine di ascolto delle voci, quella che si chiama poi, quello che si chiama lo studio percettivo delle voci, che è la cosa più difficile nell'ambito di una medicina della medicina della voce. Lo studio percettivo della voce in altre persone mi dice, per esempio, che devo andare a sospettare che c'è una problematica delle ovarie in una donna, oppure che c'è una problematica di interferenza da nicotina eccessiva, quelle voci classiche, che questa viene chiamata la voce di Humphrey Bogart, si chiama sindrome di Bogart-Bogart, perché questi due, marito e moglie, avevano praticamente una voce profondissima, scurissima, più di una voce maschile, una voce a 80 Hz, quindi una voce profondissima, una voce, però dipendeva da un eccesso di nicotina. Ora dico, quindi la voce ci dice tutto se sappiamo ascoltare, con l'importanza dell'ascolto delle voci, ripeto, è la parte più difficile della nostra visita di medicina dello spettacolo. Ci dice tutto del corpo della persona, se c'è un ginocchio che funziona male, se c'è un appoggio dei piedi sbagliato sul palcoscenico, classico di quelle persone che per esempio sul palcoscenico stanno in punta di piedi, non appoggiano mai, non prendono mai il palcoscenico, questo si chiama presa del palcoscenico proprio. Lo insegnano i maestri di recitazione, ma lo insegniamo anche noi in medicina, in logopedia, in fisioterapia dello spettacolo. Ma la voce comunica anche il tutto della nostra emozione, se siamo in un momento positivo, se abbiamo avuto una brutta notizia qualche secondo prima dello spettacolo, ma lo spettacolo deve andare avanti, show must go on. Ed è purtroppo una verità, l'artista deve saper talmente fingere, talmente entrare dentro alla sua arte, al suo testo, da riuscire pure a per un'ora e mezzo a dimenticare che ha ricevuto una brutta notizia 2 minuti prima della chiamata in palcoscenico. E questo però non sfugge a chi conosce talmente intimamente l'altro da percepire variazioni frequenziali, variazioni anche di intensità, quella che in termine tecnico si chiama poi questa variazione frequenziale, la
la formante dell'attore, è una zona proprio di armonici, quindi di spettro acustico che è più carica di armonici sui 3.000-4.000 Hz, è proprio una zona che l'attore impara ad utilizzare, ma certe volte per mille motivi anche emotivi, oppure anche solo l'emozione o il panico, l'ansia da palcoscenico, ecco, questo da, può fare variare talmente tanto l'espressività da far capire a chi ha una capacità di ascolto, un training di ascolto finissimo, che la persona che sta recitando non è proprio al top delle sue possibilità. Non so se ho risposto alla domanda. No, hai risposto, quindi staremo attenti quando invitiamo un amico, un amico a un caffè, capire se effettivamente è interessato o meno. Ah, questo sicuramente, c'è una branca della psicologia che utilizza le variazioni della voce, e a volte le correla la gestualità, ma non necessariamente le correla la gestualità, per capire se la persona, il cliente a cui stai proponendo l'acquisto per esempio di un libro è interessato realmente o no a voce e silenzio o a silenzio e voce, oppure se una ragazza o un ragazzo ci stanno provando, oppure se sono completamente disinteressati sessualmente a noi. Uno dei miei primi libri si occupava di voce e sessualità, per dire, la voce comunica la nostra sessualità, comunica se siamo in pace con noi stessi da un punto di vista anche psicosessuale, se ancora non abbiamo capito niente della nostra psicosessualità, se siamo etero, homo, bi, trans, o se non abbiamo capito niente di quello che siamo internamente. Quindi sì, la risposta è sì. Buono anche sapere questa connessione della voce con la sensualità. Assolutamente. Uno dei miei più grandi colleghi, in realtà non è un collega, è un maestro, Jean Pitbull, un foniatra francese, si dedicò con la moglie, che è una ginecologa, a studiare il perché, cioè lui si fece una domanda, si dice da sempre che le corde vocali della lingua sono un organo sessuale secondario, in tutti i libri troverai scritto questo, che la lingua e le corde vocali sono un organo sessuale secondario. Ormai lo abbiamo dato per sicuro, ma Jean Pitbull e la moglie hanno voluto capire se realmente era così. Siccome la moglie è ginecologa, nel 1980 hanno fatto uno studio meraviglioso che ha dimostrato che gli stessi recettori chimici che si trovano per esempio nella vagina si trovano sulle corde vocali. Quindi non è solo un'ipotesi che una donna con le mestruazioni parla in maniera diversa rispetto a una donna senza le mestruazioni, o che un uomo eccitato parli in maniera diversa rispetto a un uomo che abbia raggiunto la pace dei sensi. Ok, lui e lei hanno dimostrato che nello stesso momento in cui si ha una emozione giù, chiamiamola così, si ha un'emozione a livello laringeo, perché i recettori si attivano, i recettori proprio chimici, quindi organi, parliamo di non solo di psiche, di emozioni, di psicologia, di sessuologia, ma parliamo proprio di ginecologia, di andrologia, quindi di chimica, biochimica del piacere, come è stata definita, proprio del piacere vocale, vocal lust, come è stata definita da Jean Pitbull. È una visione interessante da andare a verificare. Sicuramente è un piacere ascoltare queste bellissime parole, quindi è davvero molto interessante. Parlaci un po' dei tuoi libri, del tuo ultimo libro, del tuo ultimo capolavoro. Troppo buono. Con vero piacere, ma non tanto per citare i libri, bensì per spiegare il senso delle ricerche che nell'ambito vocologico, nell'ambito della medicina dello spettacolo, ho cercato di portare avanti per passione, proprio per un'esigenza mia di clinico ricercatore e di artista ricercatore, in realtà mi sono uno sperimentatore, per cui il primo libro è di tanto tempo fa, l'ho fatto vedere prima, è Voce e Sessualità, è un libro che parla da un punto di vista poco clinico ma molto psichico ed emotivo di
voce e sessualità. Sessualità intesa in termine nell'accezione vera, cioè non di rapporto sessuale, bensì di rapporto emozionale tra le persone. In realtà il rapporto sessuale in medicina non è il rapporto genitale, che fa parte anche, ma non necessariamente, di un rapporto sessuale. In realtà il rapporto sessuale è il rapporto, per esempio, anche di uno sguardo tra una persona e un'altra, di un sorriso, di una stretta di mano, di un setting medico-paziente. Tutto è trasmissione di sessualità. Il libro è un libro di tanti anni fa, di 10 anni fa, si occupa proprio di capire come noi ci mettiamo in gioco sessualmente quando incontriamo gli altri. Ecco, quindi queste due parole, voce e sessualità. Il successivo libro è legato al primo, Toccare e contattare in medicina della voce. Mi sono domandato in una ricerca che ho condotto in un bel momento della mia carriera, insomma della mia vita, mi sono domandato se toccare fisicamente una persona, un cliente, un paziente, oggi si ama dire cliente, io detesto questa frase, però questa parola, però ormai si dice che non dobbiamo parlare di pazienti, ma di clienti, insomma, ne potremmo discutere a lungo. Ad ogni modo, toccare fisicamente il cliente durante la visita medica di medicina della voce ha un senso, perché l'artista che viene da noi per una visita di medicina della voce magari non si aspetta che tu lo tocchi, ecco, invece noi tocchiamo tantissimo e ci facciamo toccare, come proprio ho scritto nel libro, tantissimo, permettiamo al cliente di toccarci, cosa non frequente in medicina. E allora questo libro cerca di studiare il rapporto anche di vicinanza emotiva e anche fisica tra artista e medico, e alla fine concludo che toccarsi, se si sa fare, se è fatto nel momento giusto, nel contesto giusto e nelle modalità giuste, è una risorsa terapeutica in più, enormemente in più, è anche un rischio, perché è chiaro che se la persona che ti tocca e se io da parte mia non sono preparato a toccare, ad essere toccato, il rischio è o che mi faccio male o che poi, come diceva Freud, ingeneri proprio dei rapporti amorosi, come diceva Freud, con il cliente. Però questo è tutto un altro ambito della medicina, della psicologia, della psicoterapia, che ci porterebbe lontano. L'ultimo libro, in realtà sta uscendo proprio tra una decina di giorni, esce il mio vero ultimo libro, però diciamo l'ultimo che è già pubblicato è Silenzio e voce. Questo in realtà è un libro pesantissimo, ci è voluto veramente tantissimo tempo, ci ho lavorato 7 anni su questo libro, perché fa parte del mio percorso di ricerca italo-brasiliana che ho portato avanti negli ultimi anni, sulle correlazioni e sull'urgenza che l'artista e il medico dell'artista lavorino non soltanto sul canale verbale quando sono sul palcoscenico, quando sono qui in un centro di medicina dell'arte o anche in un semplicissimo ambulatorio foniatrico come tanti, non necessariamente un centro di medicina dell'arte. Ecco, noi utilizziamo generalmente il canale verbale, ci limitiamo alle parole e raramente sappiamo utilizzare la modalità prosodica anche della voce. Ma io vado oltre, mi domando, il silenzio nel rapporto con il paziente, con l'artista, in un centro di medicina dell'arte, oppure quando ci chiamano i teatri per fare assistenza tecnica sul palcoscenico, ha senso? Cioè, se il teatro ti chiama per dare assistenza ad una troupe, ad un cast di musical o di attori o in un'opera lirica, che senso ha che tu mantenga il silenzio? Tu sei pagato per parlare, o meglio, si pensa che il nostro lavoro corrisponda per forza alle parole. Ecco, in questo libro invece studio l'importanza del silenzio nei rapporti umani, nei rapporti medico-paziente e nei rapporti artista-medico. E devo dire che è un argomento affascinante, molto pesante,
però è molto bello perché anche nello sguardo tra due amici, come possiamo essere noi due, anche qui mi prendo l'onore di dire che sono un tuo amico, magari in realtà non lo sono, però dico, ecco, nel rapporto paziente-cliente, ecco, nel caso mio, conoscendoti da tanto tempo, non solo medico-paziente, ma anche medico-amico, ecco, il silenzio è un ruolo fondante, tante volte le parole non riescono a dire quello che uno sguardo, un sorriso, il silenzio riescono a dire. Questo può essere. Dottore, ne approfitto delle che ci sono per dare qualche curiosità anche ai nostri seguaci della pagina Facebook, ma anche del canale YouTube. Qualche esercizio, qualche importanza in merito al riscaldamento, raffreddamento della voce, prima di un colloquio di lavoro, prima di un esame universitario, anche prima di dire buongiorno alla propria dolce metà. Allora, sì, innanzitutto diciamo che è importantissimo parlare di riscaldamento e di raffreddamento. E in due secondi spiego anche perché. Perché come l'atleta, come il campione di karate che abbiamo qui accanto, ovviamente deve riscaldare i muscoli prima di un match o comunque di una partita di pallavolo o di pallacanestro, perché altrimenti i muscoli si bloccano per un crampo legato al fatto che non erano pronti allo stress performativo. Così è anche nel caso dell'artista che deve utilizzare per esempio la voce o il corpo se è un ballerino per ragioni professionali. Quindi se non riscalda la voce o non riscalda i muscoli, se è un cantante di musical e quindi anche un ballerino, succederà che dopo qualche minuto inizierà a sentire che deve pressare, che deve sforzarsi. Ecco che poi inizierà a utilizzare le false corde vocali insieme alle dere. Vi ricordo che noi abbiamo quattro corde vocali, due dere, due false. Le false si chiamano false proprio perché non dovrebbero essere utilizzate per parlare, per recitare, per cantare, tranne che non siamo dei death metal singer, dei cantanti che usano per motivi lavorativi delle modalità espressive e tecniche completamente diverse. Ma è anche importante raffreddarsi, perché se dopo aver fatto i 100 metri, aver vinto le Olimpiadi, subito me ne vado in camerino mi metto una polo ed esco con gli amici, con i giornalisti, con la ragazza, il ragazzo, non ho il tempo materiale perché l'acido lattico che si è prodotto nei muscoli possa andare in circolo, e quindi nel momento meno opportuno, in genere dopo pochi minuti, inizierò a sentire crampi addominali, crampi muscolari, crampi laringei. Se poi ci metto pure il vino bianco perché sono a una cena alla fine dello spettacolo, il problema aumenta, e quindi alle ragazze anche la sensazione di avere crampi addominali bassi, insomma, quindi è importante anche raffreddare la voce nel caso specifico nostro, o comunque raffreddare la muscolatura per coloro i quali hanno un impegno muscolare anche corporeo. Ripeto, l'esempio più classico è l'artista di musical. Quali sono i trucchetti? Ce ne sono una marea. Io personalmente poi addirittura ho inventato, e uscirà tra pochi giorni questo libro, ho inventato un mio modo di suggerire all'artista come riscaldarsi. Però i metodi più classici sono per esempio l'utilizzo del muto. Per esempio il cantante di musica lirica è abituato a utilizzare i muti anche per il riscaldamento, oppure i vocalizzi, i cosiddetti vocalizzi che tutti conosciamo, salti di terza, salti di quinta. Questo per il cantante lirico è all'ordine del giorno. È chiaro che per il cantante pop, per il cantante di hip hop o il jazzista non è detto che sia così facile. Io dico spesso, soprattutto ai cantanti moderni o agli attori, consiglio di fare i trilli,
sono la cosa in teoria più semplice del mondo se si fa bene, ed è anche più utile del mondo se si fanno bene. Se si fanno male invece no, perché coinvolgono anche la muscolatura del collo che non va coinvolta. Un buon esempio di trillo potrebbe essere questo. Oppure un bel glissato con un trillo. Cioè, in altri termini, già sentirai come la voce è cambiata, perché ho fatto vibrare le corde vocali in una modalità molto tranquilla ma anche molto utile a loro, per far buttare via quel catarrino sciocco ma fastidioso che ogni tanto costringe la voce a fare non la voce, costringe la persona a schiarire la voce, quello che si chiama raclage. Quindi ora un trillo fatto male invece, dove io praticamente utilizzo un sacco di muscoli accessori. Accessorio vuol dire inutile, come gli accessori, ora non è una critica, ma come gli accessori di moda, che non sempre sono utili. Ecco, perfetto, magari saranno anche belli, gradevoli, però accessorio già in italiano vuol dire che è in più. Ecco, non è necessario. Ecco, se io metto in movimento, in azione, un sacco di muscoli in più, non necessari, io ho sforzato, quindi ho ottenuto l'effetto contrario. Invece di riscaldarmi, ho perso energia che mi è utilissima per cantare, per recitare. Se io l'energia la spreco, questo mi permette anche di dire che spesso gli attori hanno l'abitudine sbagliata, che non riescono a perdere, nonostante le lezioni di recitazione, dei cosiddetti attacchi bruschi, gli attacchi di glottide. Ai! Cane! Ok? Cioè, dare l'attacco di glottide ti fa perdere un sacco di energia sulla C di cane, o sul gruppo consonante vocale K, sulla sillaba K, e quindi quando poi devi essere veloce nel recitare e devi con un'unica presa di respiro parlare tantissimo, se hai sprecato tutta l'energia nel ca di cane, poi arrivi senza fiato per finire la frase. Molti fanno in questi casi l'errore di non prendere il fiato cioè quando il nostro corpo chiede una presa di respiro, una ispirazione, bisogna sempre darla, perché altrimenti dà al corpo questa possibilità, perché altrimenti sono costretto a parlare in apnea. E quindi, siccome noi non sappiamo farlo, lo sanno fare gli africani che parlano lo Swahili, oppure perché in Africa i vari dialetti, ma anche la lingua ufficiale africana, soprattutto dell'Africa centrale, è una lingua dove si parla sull'inspirazione, cioè mentre si prende il respiro. La nostra in Europa, ma anche in America, è una modalità sia nel parlato sia nella voce artistica, tutta fondata sull'espirazione, cioè io non parlo mentre sto respirando, ma parlo quando sto espirando. Cioè l'inspirazione è la presa di respiro, la espirazione è quella che sta per avvenire. Ecco, noi parliamo durante la espirazione, ma questo dipende da come abbiamo ispirato prima. Però sto andando molto lontano dalla tua domanda. No, che siano cose interessanti. E invece, andando sulla pratica, quale esercizio posso fare per respirare meglio o per riscaldare? Per respirare meglio. Io penso che il trillo potrebbe essere, sono, attenzione, tantissime modalità, ripeto, di riscaldamento e raffreddamento. Bastano pochi minuti e già la voce è calda. Invece il discorso legato alla respirazione, vabbè, tu che sei un atleta non hai problemi, perché lo sport ti ha abituato a una meravigliosa gestione di equilibri tra in ed espirazione. Certo, chi non ha una corretta gestione del diaframma, o perché proprio ha delle malattie, o semplicemente perché non sa usarlo, invece può imparare degli esercizi che in realtà competono, diciamo, in realtà
è sbagliato dire competo, diciamo che in generale vengono insegnati dai logopedisti, ma anche dai fisioterapisti, ma anche dai kinesiologi. Sono tre figure professionali proprio adibite, pensate nell'ambito delle arti per insegnare anche la respirazione. Bene, loro insegnano ad un artista che non sappia respirare come si respiri. Qual è la modalità migliore per respirare? In realtà dipende dal tipo di performer che hai davanti. Se è un cantante lirico, la migliore modalità per respirare è quella di una presa di respiro, quindi una ispirazione velocissima ed energica, come quella che ho appena fatto, e una breve pausa. Addirittura le grandi scuole di canto dicono di contare fino a 30, impossibile, ma comunque ha un senso. Dopodiché la espirazione, che non deve essere più veloce ed energica, ma deve essere lenta e graduale, e soave, dicono i francesi, è soave. Dopodiché un'altra presa, cioè un'altra pausa, un'altra brevissima pausa che permette ai muscoli di ritornare a, quindi si chiama respirazione a quattro tempi. Nella pratica poi non la puoi applicare, ma se negli esercizi, nel periodo della preparazione atletica, ti abitui così, poi anche senza avere questo, si automatizza questo. Se vuoi, ci sono anche altre modalità di respirazione, per esempio per i ballerini musical, per i cantanti ballerini o per i cantattori, cioè per i cantanti attori, che devono utilizzare non tanto una respirazione diaframmatica, ma una respirazione leggermente più alta che avvenga soprattutto a livello del diaframma alto, quindi della, si chiama costo diaframmatica, perché è proprio nella zona dove le coste si agganciano al diaframma. Il diaframma è il più grande muscolo che abbiamo a separare il torace dall'addome, e questo grandissimo muscolo è poi il muscolo principale insieme alla lingua per recitare e per cantare. In realtà vi dirò anche di più e vi stupirò anche per danzare, perché la lingua comanda, essendo un muscolo fortissimo insieme al diaframma, comanda, è il comandante delle catene posteriori, che sono le catene che partono, sono comandate dalla lingua, ma che partono da qui, scendono fino a toccare i lombosacrali, che sono questi due muscoli che dal nostro atleta sono ben visibili, ma in altri ovviamente non sarebbero ben visibili, perché non vengono coltivati, non vengono abituati ad essere utilizzati. Io nel mio libro dirò una cosa tra virgolette nuova, ma in realtà assolutamente non nuova, e cioè che in alcune posizioni del corpo, in palcoscenico, se per esempio devi fare la dichiarazione d'amore cantando a Giulietta, che è sul balcone, che al balcone, e tu devi inocchiarti per fare la dichiarazione d'amore cantata a Giulietta, e tu sei Romeo, è chiaro che se il regista ti chiede di essere posizionato in ginocchio in un modo non proprio comodo per la respirazione, ecco che intervengono dei muscoli di cui nessuno parla, anzi mi è stato molto criticato qui in Italia, questo, i glutei. Il sedere, i muscoli glutei in alcune posizioni corporee di palcoscenico possono avere un ruolo importantissimo, perché se non stabilizziamo i due muscoli del sederino, probabilmente rischiamo di stare in un equilibrio instabile che ci fa sbilanciare la posizione della laringe. Ti ringrazio per queste curiosità che ci hai svelato, e in bocca al lupo per tutto, e grazie per essere un siciliano coraggioso, ma siciliano preparato. Grazie a te, grazie a Repubblica Sicilia, e grazie a tutti gli artisti che ci danno la gioia di vivere attraverso la loro arte. E poi permettimi di dire un'ultima cosa: grazie anche ai miei maestri. Ognuno di noi è quello che poi deve a se stesso, alla fortuna, al buon Dio se ci crede, e ai propri maestri. Quindi grazie anche ai miei maestri. Ti saluto e buona giornata. Buona giornata a te.